Ricettina di melanzane, polpette di melanzane. Per farlo utilizziamo solo una pentola, un piatto e un cucchiaio. E piace a tutti, la dovete fare perché piace a tutti. Poi tre ingredienti, facilissima. Pentola, dimensioni medie, un pochino alta perché ci dobbiamo fare prima le polpette e poi ci facciamo anche il sugo. Aglietto, tagliamo giù un pochino di aglio, se volete ci potete mettere anche della cipolla, delle carote, del sedano, ma io lo voglio fare solo aglio, mezzo spicchio circa, senza esagerare, ma naturalmente va a gusto, se ne volete mettere di più mettetelo. Olio d'oliva extravergine, 2 cucchiai. Una bella melanzana matura, va bene qualsiasi tipo di melanzana. Io faccio polpette per 4 persone, quindi utilizzo circa una melanzana di, sarà 400 grammi, 500, 400, 500. Coltello a sega per tagliare la melanzana, ma attenzione alle dita, che questi sono i coltelli più pericolosi che esistono. Gli faccio una base, naturalmente io la melanzana gli lascio la pelle, ma se volete pelarla, la potete pelare. La tagliate per traverso, strisce, e poi la tagliate a cubettini, usate il sistema che preferite, cubettini più piccoli possibili. Ripeto quella cosa della buccia, se vi piace la buccia fate come me e la lasciate dentro perché è un po' piccantina, saporita, però è brutta da vedere. Se invece la volete tirar via, per la patate gliela tirate via. Dentro insieme all'aglio, che nel frattempo ha soffritto leggermente. Un pochino di sale nelle melanzane, le saliamo subito, ricordatevi, è una giratina, così cacceranno l'acqua e con il vapore che si creerà con il coperchio o con il piatto, io uso il piatto così non sporco il coperchio, in 5 minuti saranno cotte. Ogni tanto, ogni 2-3 minuti, alzate un attimino, gli date una giratina, vedrete che all'inizio fanno un po' di acqua, ma piano piano si asciugano. Dopo 5-6 minuti, ecco, diventeranno un po' trasparenti, incominceranno ad uscire i semi, si disferranno un po', incominceranno ad attaccare, sono pronte e tiriamo via dal fuoco. Le lasciamo intiepidire, ma giusto 2 minuti. Ci metto il pepe, il sale no, perché l'abbiamo già messo prima, solo il pepe ci metto. Ci metto un pochino di timo e un pochino di mentuccia tritata, ma se volete metterci il basilico, il prezzemolo, l'erba cipollina, l'origano, la maggiorana, quello che vi piace. Un po' di mentuccia, con le melanzane comunque ci sta benissimo. Ci metto un po' di formaggio grattugiato, va bene il grana, il parmigiano o il pecorino, la pasta dura. Una mischiatina, otterremo quindi un pastrugno. Che potrà essere più o meno denso a seconda della melanzana, del formaggio, da mille cose. Ci sono 2 modi per farlo diventare polpetta. Bisogna farlo stare insieme. Possiamo usare un uovo, con l'uovo poi ci possiamo mettere o il pan grattato o della farina di semola rimacinata oppure una patata cotta schiacciata. Ma io non voglio usare né l'uovo né le farine oggi, quindi utilizzo della farina di ceci senza aggiungere altro. Se voi mettete la farina di ceci è piena di proteine e questa starà insieme come se ci avesse messo come se ci avreste messo dentro l'uovo. E quindi uso la farina di ceci senza uovo, senza pane, senza patate, solo farina di ceci per fare le polpette. Ah, che sei un pigrone, un cucchiaio pulito e... No, ho detto che devo usare solo questo. Solo un cucchiaio, ma vabbè, un altro per la farina, così non ho vita ancora. Va bene, dai. Aggiungere poca farina di ceci alla volta fino a che non otterremo un composto abbastanza solido che ci permette di creare delle polpette. Ci siamo, ce l'abbiamo quasi fatta, alla fine sono andati dentro quasi 4 cucchiai di farina di ceci, più o meno. Quando raggiungete questa consistenza vi fermate, lasciate riposare 5 minuti che si addenserà da sola ancora un po' di più. Dopo 10-15 minuti che lo fate riposare diventerà un po' più solido e potete fare le palline. Dunque, io ho detto che non usavo altri attrezzi, quindi non userò il mio attrezzo cacciapalle comodissimo, ma faccio a mano. Naturalmente, se utilizzate del pan grattato, tutto più veloce, tutto più facile, fate voi, ma oggi ho voluto pensare anche ai celiaci. Faccio delle polpette non tanto grandi e le appoggio nello stesso piatto che ho usato da far da coperchio prima, ma potete usare quello che preferite naturalmente. Sciacquatina alla pentola, al cucchiaio, alle manine, asciugo un po' e si parte. Mettiamo su una salsa di pomodoro, una salsa leggera, fresca, molto veloce. Olio d'oliva, un cucchiaio, mezzo spicchietto di aglio che avevo avanzato prima,
lo potete tritare oppure lo potete schiacciare, poi lo tirate fuori come preferite. Io lo trito, lo butto dentro perché mi piace. Ci metto dentro un pezzettino di peperoncino, questo naturalmente è facoltativo, anche l'aglio, se non volete usare l'aglio volete usare la cipolla, usate la cipolla. Quando l'aglio e il peperoncino incominciano a rosolare un pochino, ci butto dentro un barattolo di passate di pomodoro a pezzettini, ma va bene anche la salsa, va bene quello che avete, anche il pomodoro fresco. Ecco, ho fatto anche il risciacquo, un ripassino con un po' di acqua, così allunghiamo e puliamo il barattolo. Un po' di sale e un po' di pepe. Un po' di origano, perché una pizzaiola senza origano non si può neanche sentire. Una gelatina, quando bolle abbassate il fuoco, lo lasciate cucinare per 20-25 minuti. Intanto che il pomodoro cuoce, io butto un po' di farina sopra le polpette e le ripasso, così diventano belle lisce. Ma voglio dirvi una cosa sul pomodoro, perché ho sentito e anche letto tanti colleghi che sparano una cosa che forse può essere interpretata male, perché dicono che il pomodoro, se non cuoce almeno 40 minuti, è indigesto. Uno addirittura ha detto che è tossico. No! Tranquilli, è riferito solo a determinati tipi di pomodori, particolarmente acerbi. Non vi preoccupate di questa cosa, perché sennò ognuno che si mangia un'insalata di pomodoro, una bruschetta con i pomodorini sopra, muore. No, state tranquilli, Una cottura di pomodoro può essere tranquillamente veloce di 2 minuti, che va benissimo. Palline lisce. Vedete come sono ruvidi, perché prima erano più umidi, si sono rassodati. Adesso metto un po' di farina sopra, gli do una arrotondata e diventano belli lisci. Quelle più piccole sono quelle più buone, secondo me. Se vedete che il pomodoro si asciuga un po', metteteci ancora un po' di acqua, perché non deve essere troppo asciutto, altrimenti quando ci mettete le polpette si asciuga ancora di più. Dopo circa 20 minuti comunque il pomodoro sarà della densità giusta. Possiamo mettere dentro direttamente le nostre polpettine. Se volete, queste polpettine le potete fare anche panate e fritte, oppure nel forno. Sono entrate giuste giuste, non toccatele per 5 minuti. 5 minuti con il coperchio, fuoco lento. Dopo 5 minuti, fuoco moderato con il coperchio, il nostro ranocchio diventa principe e lo giriamo delicatamente. Anche non tanto delicatamente. Una volta girate si rassodano, quindi non c'è più bisogno di usare il coperchio, le lasciamo cucinare per circa 10-12 minuti, che si addolciscono, si addensano, diventano più saporiti, più gustose, si cuoce bene la polpetta e poi ce le mangiamo. Assaggiatele di sale, via le palline dal fuoco, le polpette dal fuoco. Mettiamo questa meraviglia sul tavolo. Credetemi che non è facile, non è umano stare sopra questo odore che viene su dalla pentola. Non ce la faccio più. Voi gli mettete sopra il sughetto, poi gli mettete vicino una bruschetta, un purè, delle patate, del riso cotto, qualsiasi cosa, e avete fatto un piatto unico incredibile. Fogliolina di menta o di basilico o di prezzemolo, quello che vi piace, sopra. Così gli diamo un tocco finale e quando va a tavola sarà più bella, perché anche l'occhio vuole la sua parte. E quindi non... No, devo dire di girarlo ogni tanto. Vado? Ah, sta andando. Siamo o non ce la facciamo? Vai te che sei giovane. Facendo una ripresa, te ce lo fai così, che mi pare la menona, guardando così a me mi viene di vedere se sta venendo giù qualcosa dal pero qua. Basta, cos'è che c'è? Cos'è che c'è? Cos'è che c'è? Cos'è che c'è? Con la lucina blu, sembra una collana, non sembra neanche un microfono. Bello.